tirato fuori e sviluppato i rischi con Hitler, e l'Italia poi dopo sarà accodata. A quel punto lì i ricchi, soprattutto gli americani, avrebbero più venduto niente in Europa, e la guerra mondiale è venuta da quello. Non può essere venuta dal fatto che Hitler andò a invadere la Polonia, perché la Polonia non era né francese né inglese. Ti pare di invadere la Polonia? I francesi e gli inglesi pigliarono la guerra, non è roba sua. Cioè, no, fra l'altro in una documentazione che lui mi ha preparato e mi ha passato, quella la tesina, diciamo tesi, tutta la pappardella che... La pappardella. Lì c'è anche, che io questo lo riporto spesso alla gente, nessuno ricorda, prima di tutto, che quando Adolf Hitler dichiarò guerra alla Germania, dichiarò guerra alla Polonia, si muovono Inghilterra e Francia con la motivazione di difendere la libertà da Polonia da uno Stato totalitario. Il 15 settembre del 39 invade la Polonia a Russia, tutti zitti. Cioè, come mai? Il 30 se l'erano già spartita. Da lì poi, in poi in Siviglia c'era anche la cosa tra Hitler e Stalin, ma andava tutto bene, insomma, no? Il fatto dov'è? Stalin da invadere la Polonia non sciupava niente, perché tanto in Russia, essendoci il comunismo, l'America non vendeva niente, l'Inghilterra non vendeva niente, la Francia non vendeva niente. Chi vendeva? Esatto, era già un mercato chiuso. Ma siccome la minaccia per loro era vendere in Europa, e se va avanti il discorso del clearings, in Europa vendono più niente, trovarono la scusa per andare a battere addosso alla Germania, che tanto sarebbe forse tra la guerra anche l'Italia, e la cosa sarebbe arrivata anche in America, cosa è poi andata. Ma che non vengano a dire che l'hanno fatto per salvare la Polonia, perché poi guerra finita, la guerra finita l'hanno lasciata a Stalin. Sentite che bene li volevo. Ma infatti Stalin c'è la prova documentata Polonia, che a fine guerra, sì, certo. A dicembre 39, ma a dicembre 39 e il 16 giugno 40 la Germania chiede la pace a Inghilterra e Francia. Quello Stato industriale che non voleva una guerra mondiale. La risposta è di Churchill: la guerra andrà avanti ad oltranza fin quando la Germania nazista non sarà sterminata. Le sue città tutte bruciate. Anche se noi diventeremo un cumulo di macerie, attenderemo l'entrata in guerra degli Stati Uniti che verranno a salvare la libertà dell'Europa. Andremo in Canada, perché Canada era, andremo in Canada e da lì ti suggeriamo. Cioè, mi spiace dirlo, ma ci ha visto lontano, ma mi ha tanto, perché ci ha perso l'impero, un imbecille. Perché alla fine della prima guerra mondiale gli Stati Uniti dissero basta con gli imperi, il mercato deve essere libero, ma siccome non si intendevano ancora di politica internazionale, contavano poco, l'Inghilterra tenne il suo impero, la Francia tenne il suo impero, il Belgio tenne il suo impero, tutti tennero il loro impero, gli europei. Ma alla fine della seconda guerra mondiale, tempo fuori anni, l'impero sparì a tutti. Quindi Cecci ci ha visto dritto? Ma secondo me un po' sì, perché poi insomma. Ha distrutto la Germania, ma ha distrutto anche l'Inghilterra. Secondo me non aveva calcolato tanto quello, pensava di che venisse prima tutto. Ma nel 19 gli americani lo fai 14 punti di Wilson, c'era proprio quello del libero mercato, e quello praticamente ogni Stato doveva esercitare la sovranità soltanto, e quindi aveva tanta roba l'Inghilterra e anche la Francia, avevano degli imperi pazzeschi. Ah sì, poi avevano un bel commercio. Ma secondo me, dico i tempi, secondo me lui voleva fare un po' prima, no? Nel senso che poi si è trovato una Germania che non era proprio così andata, cioè già un po' rovinato i piani. Ma sai, perché anche dal D&D poi ci è voluto un po' prima di. Ma anche perché la faccenda è questa: gli inglesi erano ricchi, in Germania erano poveri, e quindi quando un ricco va a fa botte a un povero, 9 su 10 ne busca, perché il povero è cavolato. E ricco invece a pancia già c'ha da difendere qualcosa, quelli che soltanto sono... quando arrivarono gli americani aveva tanto di roba. Secondo me quando sono sbarcati in Sicilia c'era già detto qua abbiamo vinto, basta. Quando Patera lì è partito lì abbiamo conquistato tutto, in Italia avevano già vinto in Tunisia, ha detto bene, secondo me diceva bene Giuseppe Minghi quando diceva però pensava di aver fatto Filotti, invece non è stato così, ci ha voluto un soldato tedesco stanco, perché se fossero entrati a guerra in Francia non sarebbe mai passato. No, dico Giuseppe, pensava di far subito, invece ci sono spuntati anche loro. Una paia della sua Roma.
la seconda guerra mondiale finisce ancora, gli americani e gli inglesi non hanno passato il Brennero, non sono andati in Austria e Germania. Ma questa è un'altra storia, quindi è la fine se stessa. Questo qui non c'entra, queste sono altre implicazioni. No, però quello che volevo dire è che in effetti Duce non è che ha fatto un'alleanza con Hitler perché lo non era una cosa sua, era un accordo economico, ma infatti, ma guardate, bisogna smettere, cioè, c'erano altre bisogna smettere di dire Benito Mussolini, Mussolini ha fatto questo, Mussolini ha fatto quello. Mussolini era un uomo, si svegliava la mattina, si stirava, faceva probabilmente faceva così, andava a lavarsi una persona con tutte le altre, i capelli se li lavava, va bene, faceva la doccia e poi dopo dava un bacino a figlioli. Questo Benito Mussolini, quando poi usciva, prendeva la macchina e andava a Palazzo Venezia e andava a prendere tutti i documenti, faceva esattamente quello che fai te quando dai il bacino a tutta la tua famiglia e in quel momento sei babbo tizio lì, va bene? Poi vai alla scuola e non sei più un babbo tizio, a scuola te c'è il tuo ruolo. Allora, va visto sempre il ruolo pubblico di quell'uomo lì. Ma il ruolo pubblico di quell'uomo lì non è il ruolo di quell'uomo, il ruolo di quell'uomo è esattamente quello privato, quello pubblico, quindi ho certo che Mussolini ha fatto la sua giunta, Mussolini non ha fatto più. Questo qui è soltanto un sintomo di pochezza, perché poi ne devono parlare male, sono quello male. Che hanno voluto portare gli alleati quando sono arrivati, ci hanno portato un mondo come il loro, soprattutto gli americani, che vive di apparenze, quindi esteriore, e quindi si punta tutto su quello. A me succede spesso in cripta, ma c'aveva le amanti, sì, ma il problema suo a casa con sua moglie, fondamentalmente, che ci interessa a noi a livello pubblico per il bene dello Stato, cosa faceva lui a casa? Però questa è una cosa proprio che gli americani, e io mi ricordo mio nonno che diceva, sta diventando tutta un'americanata, perché gli americani hanno portato questa idea di, dell'apparire, di far vedere quello che... Ti danno un'immagine distorta. Ti tolgono e non ti fanno interessare a quello che invece realmente, concretamente è quello che interessa, quello che va imparato per il bene comune. Hanno tolto il bene comune facendo tutto un discorso privato, cioè, ma è quello che dicevi l'altra volta, perché qua anche nelle scuole passa il concetto che questo signore si è messo lì a scrivere 60.000 leggi da solo, se ne ha approvate, ma no, passa quello, basta vedere, sono approvato 60.000 leggi da solo, ah, l'altra ma parte, una lingua, no, ma di fatti, ma leggi come oggi facciamo, e qua c'era anche gli amanti, come faceva questo povero di lui, no, però Alfredo Rocco non scherzava, si è messo giù a scrivere, lui veramente l'ha scritto tanto, no, dice fatto il codice, ma era un giurista, quest'altro era un giornalista, quello è importante di lui, ma in pochi lo faranno, è leggere l'opera Omnia, va bene? Perché nell'opera Omnia lui spiega tutto, racconta tutto punto per punto, le testimonianze sue sono importanti perché ti fanno capire dove vogliono arrivare e come ci arrivano. L'opera Omnia sono 40 tu volte. Tu ce l'hai quindi? È appunto quello, sì. Proprio sono 44 volumi, a farli ci vuole una vita. No, ci sono anche scansionati comunque. Esistono anche scansionati. Sono brutti, no, attenzione. Sì. I scansionati sono. Se devi prendere un estratto, però. Se devi prendere un estratto, però va bene. Ma io l'ho fatto pagina per pagina, ho sfogliato tutte le pagine. Sì, dipende da No, io devo sottolineare perché sennò io lo mi ricordo. Io ho una memoria. Io ho una memoria che non si. Però per fare un copia e incolla. Ecco, ma l'unica cosa veramente dove si può prendere Benito Mussolini è come testimone di un'epoca, ma poi pensare che veramente lui avesse fatto, avesse disfatto, lui né fece né disfece. Era insieme a un sacco di gente che fece. Però io vi faccio la domanda brutta, come facciamo ad avvicinare altri studenti? Come facciamo? Facciamo molto male, perché innanzitutto la gente non ne frega niente. Ma questa la posso anche capire, perché non penso sia importante, perché poi la politica non è per tutti,
la storia è messa di vita, e che quando parli del fascismo in un modo o in un altro c'è sempre tanta gente ad ascoltare, anche se scuotono la testa e non sanno perché. No, ascolta tutti. Ma ascoltare tutti, ma i giovani bisognerebbe tanto se ci portassi i genitori dei giovani. Perché... Sai come bisogna fare? Scusa, che ha fatto la, che fa Angela? Perché è l'unica che arrivano questi giovani e gli fa la lezione. Sì. Altri modi? Lo so, però il problema dove sta? Il problema lo fa Angela quando gli arrivano i giovani alla città dove li può Santuce, e lei è da sola. Fratelli, però è la strada buona. È la strada buona. Come fa? Speriamo, speriamo di no, perché se la strada buona è quella... È buona roba, perché anche lì siamo 10 stasera, quindi voglio dire, dov'è che si può arrivare? Si potrebbe arrivare se ci fossero dei percorsi universitari seri, e poi si farebbe 4-4-8, non è che ci vorrebbe sentire. Ma possiamo fare degli stralci da regalare agli studenti, che se vogliono si leggono. Che sono gli stralci? Ma se non riesci a fare neanche un governo di centrodestra, niente per la libertà della regione culturale. Quattro pagine del libro, gli si regalano fare qualcosa da leggere. Sì, però l'abbiamo anche fatto. Io ho fatto anche da quello che tu ti ricordi, mi avevi sottolineato tutte le parti importanti per fare il vocale. Per fare il vocale. Ancora sì. Non sono riuscita a avere il tempo di stare lì ferma. Però io quello me lo sono ritrascritto e ci ho fatto il riassunto del libro praticamente. Io già ce l'ho un riassunto di quel libro, delle parti più sostanziose, tolte magari le parti dove spiega il funzionamento delle corporazioni, perché più... Bisogna entrare nelle scuole, l'unica è entrare quello nelle scuole. Si può, però non ti fanno lo fanno divulgare, però fuori dalla scuola non devi fare. E se non ci sta riuscendo neanche un governo... Possiamo magari distribuire lui... Ce la fanno loro. No, lui ci prova nemmeno, ma perché è stato agguantato, L'hanno iappati. Lui chi? Il governo, perché hanno iappato la Meloni e mi iapparono Fini. Io sono un po' testimone di questo. Perché Fini, cioè naturalmente, quando una persona è all'opposizione è meno forte di quando è al governo. È ovvio, no? È ovvio. Fini prende, va al governo e il fascismo diventa il male assoluto. La settimana, ci vuole la settimana? Sì. Il male assoluto. Il male assoluto, abbiamo organizzato il lavoro, le pensioni, le mutue, la sanità gratuita, ma assoluto, come male assoluto? Perché? Perché li avevano agguantato gli alleati, gli americani in questo caso, perché gli americani hanno sempre avuto paura che gli italiani da 43 in poi facessero il fascismo, per come era fatto e per gli scopi che c'aveva. Difatti, perché può influenzare l'articolo 30, che diceva lei, io a loro li sta molto molto a cuore l'articolo 30, lo trovo e ve lo leggo, l'articolo 30 della resa del 29 settembre, abolizione della, fu un'imposizione dell'ideologia. Un'imposizione terribile, abolizione dell'ideologia, licenziamento e internamento di tutti i fascisti, chiusura della camera dei fasci e delle corporazioni, obbligo di insegnamento antifascista a scuola. Allora, diceva così, stanno facendo bene questo. L'articolo 30 del settembre del 43, tutte le organizzazioni fasciste, incluse tutti i reparti della milizia fascista, della polizia segreta, di tutte le organizzazioni della gioventù fascista, saranno, se non già avvenuto, perché era già avvenuto, disciolte in concordanza con le direttive del comandante in capo alleato. Il governo italiano tempererà tutte le istruzioni ulteriori che le Nazioni Unite potrebbero dare per l'abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento e l'internamento del personale fascista, per il controllo dei fondi fascisti, per la soppressione dell'ideologia e dell'insegnamento fascista. È quello che ancora succede. Sì, perché questo poi dopo è stato sostituito dal trattato di diritto internazionale, dice questo, e nel trattato di pace c'è riportato, guardate, noi l'articolo 30 vi siete detto quello, allora non sapevano come fare gli italiani, perché verrai e stavano facendo la Costituzione. Loro volevano, questo è l'armistizio lungo, ma non è la resa incondizionata, cioè, si dice lungo perché è fatto di 40 articoli, gli altri erano 8.
Tra l'altro questi 40 erano già stati accettati prima che reggessero, proprio. E fu detto, il 3 di settembre fu detto, allora voi firmate in questo modo, poi firmerete e quindi vi faremo vedere dopo. E loro firmarono, se no ti spianavano Roma, avresti firmata così. E Roma, poi Venezia, Firenze, tutto spianavano. Ma fatto la Germania, poi, poi spianavano metà patrimonio mondiale d'arte, però. Ma non ne fregava niente, no, non ne fregava niente, perché loro volevano. Cioè, spianavano Roma. Loro volevano. Sì, ma la minaccia era Roma, perché in quei momenti era se Roma era città, per mondo, capito? Sì, sì. No, però dico, tiravano giù il Colosseo, ma sempre. Cioè, no! Guardo, io devo scappare, non devo, c'è sempre dove andare, ma ci sentiamo. Vai con la cosa. Nonostante andavano nonostante questo andasse contro le convenzioni dell'AIA, che vieta di bombardare ma civile città d'arte, certo, ma non rifiutava niente, perché ci avevano da tutelare per la loro grande ricchezza di commercianti, perché se non va via, quando si dicono gli obiettivi del fascismo, e l'obiettivo del fascismo era il clearing, il riscambio bilanciati. Sì, ma lì avevano già stravinto, cioè hanno fatto carneficina sui morti. Cioè, ma loro volevano. Tirato il suolo Roma, ha vinto quello. Cioè, ma loro volevano il fascismo ci fosse più, perché volevano che fosse il liberismo. No, certo. E con l'imperialismo lo vendevano, col fascismo lo vendevano. Come ma non era una minaccia, era che era già così, non è che no. Ha firmato. No, sì, nel settembre, il 23 settembre 43 l'hanno dovuto mettere d'obbligo, perché ai fascisti hanno capito benissimo che i fascisti, agli italiani il fascismo era penetrato, quindi sì, stavano bene. E non gliel'avresti tolto se non gli avessi fatto un obbligo e non avessi, certo, ammazzato, bombardato e terrorizzato quei bombardamenti. E date la colpa al fascismo perché il popolo subiva bombardamenti. Cioè, è stato tutto un susseguirsi di cose. Sì, però dico, non è che, voglio dire, la minaccia di bombardo Roma era stata la leva per far firmare Roma. Come no, certamente. E altrimenti perché avrebbero firmato? Ma quando firmavano comunque, il Papa, perché erano qua, cosa ti dice? No, guarda, aspetta, te devi leggere l'articolo 7. C'ha Feltre. Mussolini è andato perché era stato bombardato San Lorenzo, cercando di concordare un'ipotesi di armistizio con Hitler. Quindi le bombe servono in questo caso. Ma poi, attenzione, no, perché tu dici che se non c'era la minaccia di Roma non avrebbe firmato l'armistizio. Certo, no, perlomeno. Aspetta. Non avrebbero firmato forse quell'armistizio. Ah, tu dici che magari. Perché con quell'armistizio. Non avrebbe firmato così incondizionatamente anche questa roba qui. Con quell'armistizio. Quello è ragione. Ascolta, guarda, ora te lo leggo. Perché almeno. Resa. Il bombardamento di San Lorenzo ha cambiato, è quasi contemporaneo, una cosa viene alla mattina, magari sarebbe riuscito a conservare qualche cosa del fascismo. L'incontro di Feltre, c'è un Mussolini che è determinato a chiudere la guerra in qualche modo, infatti il 25 luglio poi è questo, è una conseguenza, allora, quindi le bombe servono. Ascoltami, allora... L'Italia doveva per forza accettare queste condizioni, altrimenti non sarebbe stata riconosciuta Roma città aperta e quindi sarebbe stata bombardata anche fino alla completa distruzione. Questo è un documento che abbiamo noi, che è nel Ministero degli Esteri, un documento che un diplomatico americano passò dai diplomatici italiani e è nel sito del Ministero degli Esteri. L'armistizio in realtà serviva all'Italia per uscire dalla guerra. Ma quest'armistizio che loro obbligavano non era solo uscita dalla guerra. È un'infamia questo. Non era solo uscita dalla guerra. No, con questo armistizio. Proprio piegare la testa con questo armistizio l'Italia muove la guerra con la Germania il 13 settembre. Al punto 7 dice: immediata garanzia del libero uso di tutti i campi di aviazione e dei porti navali in territorio italiano senza tener conto del progresso dell'evacuazione delle forze tedesche dal territorio italiano. Questi porti navali e campi di aviazione dovranno essere protetti dalle forze armate italiane finché questa funzione non sarà assunta dagli alleati, cioè immediata garanzia del libero uso di tutti i campi di aviazione e porti navali sta a significare che da tutti gli aeroporti italiani, da tutti i porti, potevano partire degli aerei che andavano a bombardare la Germania. Con questo armistizio l'Italia non è che usciva dalla guerra, cambiava nemico.
sì. I tedeschi si incazzarono come le bestie. Erano già qui, capito? Ecco dov'è che gli alleati avevano bisogno di qui, perché se avessero rispettato il diritto internazionale, qui stiamo a 3 settembre, avessero rispettato il diritto internazionale, l'Italia usciva dalla guerra, in quel momento l'Italia, vabbè, esce dalla guerra perché il diritto internazionale dice questo. Allora, l'Italia esce dalla guerra, gli alleati fanno il piacere di voltare il siderino, sì, escono dalla Sicilia, sì, vanno via dalla Sicilia. L'Italia è intatta perché ha avuto 3 bombardamenti, saranno morti 5.000 persone, le industrie sono tutte a posto, le strade sono tutte a posto, l'Italia esce dalla guerra. Ma gli alleati non volevano questo perché volevano arrivare alle Alpi, perché l'Italia doveva diventare una colonia. E non ci sa che l'obiettivo era quello. Poi. L'obiettivo era quello. Quindi le bombe mi servivano a far firmare questo, se perché senza firmare questo non potevano arrivare più là. Infatti, poi dopo il 29 settembre. Non l'avevo vista da questo punto di vista. Risponde Roosevelt quando il Papa Pio XII dice, quando dopo il bombardamento di San Lorenzo il Papa chiede di salvare Roma dai bombardamenti, dichiariamo Roma città aperta. Roosevelt risponde: non accetteremo mai Roma città aperta a meno che Badoglio non firmi la resa incondizionata. Eccola qua. E quando la firmi, tutti i porti tuoi in bando agli americani. Infatti fu firmata. E poi diventi colonia. Fu firmata al 3, però fino all'8 a tedeschi li facevi sapere perché si sarebbero bestia. Sì, che poi c'era anche il passaggio che anche se ci sono ancora i tedeschi non ce ne frega niente, entriamo dentro a piedi pari, facciamo quello che vuoi perché siete colonia sono nostra. Entrati. Poi, ma non solo, stai attento, è vero. Ma non solo, con l'armistizio. No, perché rileggerlo così è tutto così. Ma con l'armistizio, gli americani non potevano, certo, l'armistizio firmato in Sicilia, anche gli americani non potevano arrivare sulle Alpi. No. Ci sono arrivati che hanno invaso. Come forza di invasione. L'hanno scritto. Poi. Occupazione, invasione. L'hanno scritto sulla L'hanno scritto, noi ci occuperemo dell'articolo 23. Ci comporteremo come forza occupanti. Siamo ancora occupati militarmente. Ora è tutto un altro discorso, fatto sta che a quei tempi lì, perché la resa del 29 settembre, attenzione, è molto importante perché quando la Repubblica Sociale è nata e mentre salgono gli alleati piano piano si restringe perché si ritira sempre più su, mentre gli alleati vanno sempre più su nell'Italia, non è che ci vanno senza una giustificazione di giurisprudenza, la giurisprudenza la portano, e è questo, è quello del 29 settembre, l'imposizione del 29 settembre, dove c'era scritto che loro avrebbero fatto la censura, avrebbero stampato una nuova moneta, cioè quando arrivavano loro portavano queste condizioni qui che erano tremende, infatti gli italiani, Badoglio stesso si lamentava di queste condizioni, ma si sta dalla parte vostra, scusate, vogliateci bene, smettetela, non lo facevano. Addirittura in televisione, oggi ho visto su Canale 5, l'unico programma serio che parla di storia, io ero lì sul letto, ho detto che cazzata di fuori ora. Invece è andata fuori una cosa molto importante, che un certo avvocato che ha scritto un libro su una cosa che io non sapevo, l'avvocato Barneschi ha scritto un libro che si intitola Andaccia sul disastro rimosso, Balvano 1944, cioè è successo praticamente di un treno che è rimasto dentro la galleria, tutti morti soffocati, erano 600 o 700, è una cosa così, che aveva fatto soffocare tutti, ma la colpa non, perché poi è scritto nel libro, lui racconta tutto, il libro lo comprerò. E la colpa sempre è stata degli alleati, ci fu lì per lì Badoglio disse che quelli morti erano dei terroristi, e ci fu una commissione alleata alla quale insabbiò tutta la faccenda, ma vuol dire che gli alleati anche quando non c'era bisogno usavano la mano pesante con i marocchini o senza i marocchini. Disse subito patto, non li facciamo prigionieri, quando era qua con la Sicilia, però il concetto è quello lì, loro bisognava arrivassero e cambiassero tutte le cose, cambiassero l'Italia, e non si fidavano degli italiani, ma quando gli italiani dicevano ma no, noi siamo antifascisti, non ci fate questi, siamo antifascisti, non si fidavano degli italiani, difatti
l'Italia nelle Nazioni Unite c'è stata fatta entrare nel 1955, perché per 10 anni hanno voluto guardare in realtà gli italiani come si comportavano, come si comportavano, perché gli italiani non erano antifascisti. No, vabbè, no, pochi che si sono dichiarati, iniziati a dichiarare antifascisti erano dei Voltagabbana, erano gente opportunisti. Gli antifascisti erano già scappati tutti all'estero. Sì, ma noi... erano comunque pochi. Ma guarda, se non si riporta le memorie di Terracini. Terracini dice che in 20 anni sono state processate 5.000 persone. 5.000 a 20 anni? Sì, sono andati antifascisti, ma su 44 milioni di persone c'era 5.000, insomma. Voi sapete che il più illustre degli antifascisti, quello di parte popolare, è stato proprio Enrico Mattei. È stato capo del CLN ed è venuto fuori pochi anni fa, che aveva pagato dei milioni per rifarsi, sì, perché era stato la versatilità, certo, da fascista che invece, certo, era, sì. Ed è diventato capo dell'antifascismo, dato che si è preso la metà dell'oro di Dongo, cosiddetto. No, lui non ha preso. È stato pubblicato, faceva pigliare l'oro di Dongo, come faceva pigliare l'oro di Dongo, si chiama Palazzo Dongo, l'oro di Dongo a Roma, quello che era la comunista, allora la metà comunista è finita lì, la metà democristiana è finita nelle prime trivelle della provincia di Piacenza. E questo è chi è che l'ha scritto? Adesso ci sono stato un allievo di Giorgio Pisanò, che è stato anche a testimoniare al processo a Padova, una cosa così. Ma i comunisti, ma che pensi facevano entrare? Quei comunisti, sì, facevano entrare i democristiani per fare qualcosa di simile voi? No. Beh, si sono, quella è tutta la roba in mano. Ma comunisti, con i democristiani sono sbattiti? Sì, sì. Fra comunisti sì. Anche con i democristiani, sì. No, con la legge sui sindacati fascisti. Beh, ma non bisogna stupirsi di nulla, perché in quei tempi lì in effetti si cambiava bandiera. Beh, però. Sì, ma comunisti non è che da prima. Poi dei partigiani ci ammazzavano fra di loro. Non è che abbracciavano. No, no, ammazzavano fra di loro, per forza. Perché io comunque... Certamente, allora, se ammazzavano fra di loro, c'erano i partigiani onesti, dicevano. Esatto, Gianni e Neri, Giannelli, faccio un film su Gianni e Neri, dicevano questi soldi vanno riportati al popolo, per l'atti, figurati... Allora, il presidente della Costituente dice che nei lavori di oggi stabiliamo... Se la nostra Costituzione, siamo nel 45-46, sarà affascista, però io evidentemente, come diceva Angela, cerco di fare uno sguardo generale sui principi. Uno Stato, una società ha delle idee, non può esserci uno Stato, una società che non ha delle idee. Quindi c'è una filosofia, e da quella filosofia andiamo fuori l'eletta, l'applicazione politica o la filosofia del diritto è questa, che da una visione ideologica, una visione, viene fuori poi le leggi, poi vengono fuori anche tutte la storia che... Allora, evidentemente, qual è l'idea fondamentale sulle quali gli stati si possono muovere politicamente? I fondamenti, la religione, lo Stato cattolico, lo Stato fascista, lo Stato comunista, no, altro. E quindi a conseguenza delle leggi, le conseguenze della politica, quale sarà? È che lo Stato cattolico, Stato fascista, il governo si dice cattolico o riconosce la religione cattolica, fa delle leggi in proporzione, le scuole sono cattoliche, la magistratura è cattolica, l'esercito. Lo Stato marxista in Cina, ci vuole una filosofia prima, marxista, dice è ateo, il governo è ateo, le leggi sono ateo, le scuole in Cina non insegnano il catechismo. Allora, da una visione di filosofia nasce poi la magistratura, difende l'ateismo, l'esercito, infatti c'è la persecuzione per quelli che sono religiosi. Deve esserci un'idea. Poi c'è l'applicazione nella regione, nella parte, nella famiglia e nell'economia. Abbiamo visto adesso ultimamente, su molto, che poi sono infinità di dettagli, evidentemente l'applicazione politica e economica di una visione di valori oppure di un'altra visione di filosofia. Per la religione, che poi tanti questi valori che vengono accettati o negati, quando Mussolini dice nel 1934, l'uomo economico non esiste, che la visione liberale marxista. Voi, in questa società,
cosa gli interessa a questa società liberale marxista di voi. Voi gli interessate solamente la vostra capacità di produrre soldi e spendere soldi in maniera capitalista o in maniera del lavoratore cinese. Voi sì, religione, famiglia, la patria, oh, fratelli, capite ora cosa vuol dire una visione politica con le leggi, con tutte le conseguenze delle istituzioni di uno Stato. E quello che dobbiamo capire, far capire, forse è più facile cominciare da questo discorso generico con quelli che vengono alla cripta, perché se entriamo su tutti i dettagli di storia sapete quanto ci sono, cosa ci fanno perdere tempo. A vedere chi è stato che ha ammazzato Mussolini e come l'ha ammazzato, ma basta, fratelli, quelle sono storie che ormai può essere scritte in un modo. L'importante è l'idea fondamentale che ha cambiato tutto. Se oggi viviamo in un mondo economico, adesso ormai è la vittoria politica, sociale, quella del futuro che ci aspetta, la riduzione all'uomo, quindi la sparizione di quello che resta di valore, di religione, di famiglia, pensate la religione cosa sta succedendo, anche poi col Vaticano II, che gli stessi uomini di chiesa sono diventati moderni, la famiglia, la morte, l'omosessualità, la morte. Il genere, cioè questi sono i problemi che poi diventano leggi, il nostro futuro. E allora dobbiamo capire invece il fascismo o lo Stato cattolico che bisogna aveva da questo punto di vista. Oppure il controllo, questa sintesi fra liberalismo e marxismo, che adesso stiamo vedendo il controllo sulla persona. Che non è lo Stato liberale sarebbe assenza di Stato, libertà assoluta, che palle. Avete visto col vaccino? Sì. Qui si sta andando verso una sintesi marxista, il peggio del liberalismo e il peggio del marxismo. Quindi lo Stato deve controllare, e allora fratelli, che visione ha? E lì non è esente di una visione filosofia fondamentale, l'esistenza di Dio, l'esistenza del contrario di Dio, del diavolo. Perché quando uno pensa cosa sta diventando, cosa diventerà la società, quando voi avete visto che poi nei motori storici come la massoneria, l'iniziazione è fino al satanismo. Quando l'inaugurazione del tunnel del Gottardo, avete visto Macron, quell'altro che faceva una cerimonia col caprone, c'è la massoneria, poi ogni tanto si fa anche vedere quali sono gli obiettivi finali. E a questo punto uno si domanda che filosofia c'è. E allora la somiglianza e l'opposizione. Somiglianza fra lo Stato cattolico e fascista e l'opposizione fra Stato cattolico e Stato liberale marxista. Questo è riuscire a introdurre un discorso. Allora ricordiamoci che effettivamente c'è, se noi guardiamo, che poi tutte queste idee, religione, famiglia, si trasmettono prima come dottrina, ma la dottrina la sanno solo i professori, deve diventare cultura. Quando Gramsci ci fa capire l'importanza della ragione culturale, e dobbiamo cominciare a capirlo anche noi. Quando ai festival di Sanremo, quello in Svizzera, le immagini che hanno dato, quella è cultura, lì il marxismo entra, perché se no resta nella testa di quattro professori, no, deve entrare a livello popolare. Se non diventa cultura, non entra. E quando diventa cultura, diventa modo di vita. Adesso sono gli uomini che vanno in giro con la gonna, state attenti. Quindi questa è l'importanza di passare dalla dottrina alla cultura ai modelli di vita. Che vale lo Stato cattolico, lo Stato fascista, lo Stato libero, lo Stato fascista. Io resterei, almeno per il momento, su questa impostazione di questo centro studi, con tutti i dettagli, poi certo, quando si deve scendere nei dettagli, entriamoci fino in fondo. Per la religione, Stato cattolico, di Dio, Nostro Signore, Chiesa, Magistero tradizionale, 2000 anni, anche qui, il giornale della Repubblica, marxisti devono mettere la data di oggi. 2024 da chi? Da Cristo. Ma compagno, siamo o non siamo un po'? Togli quella, non la tolgono. Oh, 2000 anni. Sai cosa vuol dire nell'impatto poi per il futuro? Avere delle radici per la rivoluzione liberale dal 1789, la rivoluzione francese non c'era prima. La rivoluzione marxista da Carlo Marx, 1850 circa, capitale. Pensate anche le radici storiche, anche per darci un pochino di speranza e un pochino di prospettiva. Quindi quando uno considera questi fondamenti, la religione, quindi lo Stato cattolico, lo Stato fascista lo riconosce, Mussolini non è un chirico,
però si rende conto che non c'è un popolo senza religione, lo diceva Cicerone, che era un pagano, lo avevano gli dèi, ma se non ci sono dei valori, cioè, infatti la sostituzione nello Stato liberale, Stato marxista, dell'economia, però la riduzione dell'uomo economico, dopo quanto resisterà? Qualcuno ha scritto il male americano dicendo che gli Stati Uniti cadranno come un ubriaco perché non ce la fanno più tra droga, eccetera. Evidentemente Mussolini nel 1934 dice l'uomo economico non esiste, esiste l'uomo integrale che è politico, economico, religioso, guerriero e santo, cioè l'uomo integrale. Allora abbiate speranza, perché questi hanno pochi anni e dureranno forse anche pochi anni, 2000 anni. Quindi sono dei valori storici, anche poi se uno comincia a considerare che fin dalla Grecia, cioè ci sono dei certi valori, un popolo senza dei valori, adesso stanno cercando di farci vivere senza questi valori, vedremo quanto dura. Nel frattempo però hanno vinto nel 45. La religione, lo Stato liberale l'aveva messa, Dio, Gesù Cristo, la Chiesa, il Magistero tradizionale, lo Stato liberale già insegna la laicità dello Stato. Dal 45 in avanti hanno lavorato per togliere il concordato di Mussolini, che aveva messo il Stato. E arriva a Palazzo Madama nel 1984 e tolgono, ecco, vittoria culturale, filosofica degli americani, negli Stati Uniti, la Statua della Libertà è proprio il simbolo della filosofia liberale. Qui non c'è più una verità oggettiva, secondo sul soggettivismo di Cartesio, che è lui che fa le basi filosofiche, tutto è soggettivo, tutto è relativo, tutto è possibile. Allora si alza il patriarca del liberalismo, Jean-Jacques Rousseau, durante la rivoluzione francese, dice, ah, state attenti però, se non è più come prima, ci sono verità oggettive che non si discutono, come facciamo a mettere insieme la compagine sociale? Scrive il libro, il contratto sociale. Non c'è più la verità oggettiva, ti dice 51%, da quel momento la democrazia. Cioè gli americani hanno portato questo, cioè portano lo Stato di libertà, gli prendi, l'America, tu puoi fare qualsiasi cosa, cioè puoi credere e dire qualsiasi cosa, non devi buttare la carta per terra, l'unica cosa del sistema liberale è l'ordine costituito. Ma poi, se poi passa il divorzio, se passa la morte, se passa la... L'importante è che sia legale. Quindi non ci sono più valori da rispettare, e quello che hanno portato nel 45, un po' alla volta, con tutti i dettagli che abbiamo sentito in questa ora presente, prima, con tutte le circostanze politiche e militari, cioè, portano quella visione. E quindi che differenza tra lo Stato cattolico e lo Stato liberale? E loro insegnano il deismo, non sono ancora come lo Stato marxista, ex sovietico, cinese, comunque questa egemonia cinese fa pensare che la cosa andrà avanti per un po'. Loro sono per il deismo, non negano che uno può credere in Dio. Nella massoneria, per esempio, c'è il grande architetto dell'universo, uno dei due rami della massoneria è deista, l'altra è atea, però... E quindi, tu puoi credere in qualsiasi religione, Stati Uniti, anche sataniche pubbliche, però non devono passare con il rosso, cioè rispettano... Questo è l'americanismo, queste sono americanate che dal 45, guardate come ci hanno trasformato. Che italiani c'erano prima, che italiani, adesso chiamarli italiani, americani. Come diceva lei, anche in Valtellino si diceva, quando veniva fuori una cosa, in americanata. Non eravamo così, ti fa capire che non eravamo così. Adesso arrivano con tutte le mode, pensate che sono le mode per dire un campo. Negando quindi Gesù Cristo, la Chiesa viene ridotta dallo Stato liberale a una società privata. Lo Stato liberale eventualmente ha dato delle garanzie alla Chiesa cattolica, ma che è così preponderante in Italia, ma già è sottomessa al diritto comune. Come fosse un'associazione di pallavolo, la Chiesa cattolica con delle regole, ma è stato liberale questa visione. Certo, quindi sapere esattamente cos'è questo veleno liberale. Dallo Stato marxista la religione viene tolta, addirittura viene perseguitata ancora adesso, campi di concentramento per la patria, in tedesco, Vaterland, terra dei padri. Tu sei qualcosa, non sei una capacità di produrre soldi e consumare soldi, tu sei il tuo papà, i tuoi nonni, la tua storia,
il cristianesimo, i romani, la Grecia, cioè tu hai un'identità, la terra dei padri. Non sei uno, un robot, una macchina come i cinesi, perché adesso se per caso i cinesi tirano fuori la scheda del marxismo e gli mettono la scheda del liberalismo e questi fanno i liberali, cioè non hanno niente. Ve lo diceva un missionario, il padre Locati, di 30 anni in Cina, dice, cioccolato, tu il cinese non lo conosci. E come la cipolla ti via le foglie, cioè secondo non hanno un'identità, pensa cos'è l'Italia. Cos'è un europeo? Questa è la sparizione degli europei. Ma anche se un comunista europeo italiano fa paura, perché? Ha delle radici. Perché la sostituzione biologica, la sapete già, no? Piano che cercano di fare. Perché anche un comunista italiano gli chiede cos'è il battesimo, lo sa, non ci crede, eh? Ma lo sa. Cos'è la prima comunione, non ci crede, ma lo sa. Chiede un cinese, cos'è il battesimo? Cos'è la comunione? Non lo sa. Non ha la nostra identità, non ha la nostra storia. Sapete cosa vuol dire essere nati in Italia? Quindi rivoluzione culturale, la patria è quella che ti aiuta non solo a conservare la dottrina ma anche la tua cultura, la tua identità, parlavi di arte italiana, eccetera, meraviglia, quello che, come si è colpito l'italiano, noi stiamo buttando via un'eredità di uomini, di possibilità, di ricchezze spirituali inimmaginabili, incalcolabili adesso secondo me, e poi la storia fascista ripete, esalta molto evidentemente l'italianità, sapete cosa non ha fatto Mussolini, le radici greche, italiane e romane, poi non si dica, è stato liberato. No, il mercato, il sistema europeo si fonda sul libero mercato, e il libero mercato mangia dappertutto, quindi multinazionale. State attenti, eh? Cioè invece della protezione dell'economia nazionale, multinazionale. Sapete adesso, cosa me lo insegnate? La dipendenza che hanno i governi da questi poteri forti, dai poteri finanziari, dalle banche. Siete, voi non contate niente. Andate a votare. Ah sì, bravo, continua a votare, se ci crede ancora. Questi chiudono il rubinetto della borsa, cosa fai? Ve lo spiego allora che senza l'economia cosa fate? Morite di fame. Quindi guardate come il liberalismo deve distruggere tutta questa visione di patria come identità, religione, politica, sociale, economica, per introdurre il libero mercato che porterà tutto quello che ormai stiamo vedendo che arriverà. E patria per il marxismo, socialismo internazionalista. Io leggevo sul País, che è la sinistra intelligente spagnola, diceva, facciamo una specie di autocritica, però sono intelligenti, fanno anche un po' l'autocritica, noi facciamo l'esame di coscienza, ma loro fanno l'autocritica. Lei diceva, ma come mai questo problema che abbiamo noi di sinistra di non opporci all'immigrazione, state attenti a quello che dice, sapendo che in fondo i musulmani ci stanno riportando al Medioevo, religione in pubblica, la donna sottomessa, la sinistra comincia a dire ma noi stiamo favorendo l'immigrazione, perché certo i soldi, ma poi siamo internazionalisti, ma questi ci portano al Medioevo, perché infatti guardate, i talebani hanno proibito alle donne andare a scuola, di guidare la visione. E allora dice, perché siamo internazionalisti? Il loro problema è di aver affermato, quindi sono contro la patria, sono internazionalisti. E quindi hanno dei problemi a mettersi contro. Assisterete domani al teatro delle elezioni in Francia, non credeteci a niente. È già deciso tutto quello che è successo 45 anni avanti, ve lo dice l'Angela, ce l'ha insegnato lui, nei trattati che sono stati firmati. Da 45 in avanti la politica dell'Italia la decide America e l'Inghilterra. Quindi chi va sulla sinistra, chi va sulla delta destra, assolutamente non. Quando Kissinger muore Napolitano, sapete la dichiarazione che ha fatto Kissinger? Napolitano era il comunista simpatico per me. Che simpatico era il comunista. Quindi cioè, questi decidono adesso l'Italia, devi andare su un po' di sinistra, poi andare su un po' di destra. Cioè, voi comunque ci accontenta. Non contate niente, cioè dovete andare a votare tutti contenti. Perfetto. Allora guardate cosa succede appunto a livello di patria. E questo guardate nella cultura, nelle scuole, questi poi ragazzi che sono nati in Italia, cosa hanno di italiano? Cosa hanno di buona patria? Non scoppiasse una guerra, che vanno a morire in combattimento. Scappano tutti. Scappano. Poi si fanno l'operazione del transessuale, così non sono più uomini. E diventano fluido. Ecco, wow, tanto lo sono già. Pensate che problema sta arrivando. Perché questo è importante capire. Allora, per stimare cos'è stato lo Stato fascista,
allora capisci la differenza. La famiglia, sapete cos'è per la Chiesa Cattolica la famiglia? Gli italiani, scusate l'esperienza personale, la mia mamma ha 12 figli, fratelli erano. Mio papà ha 8 fratelli e sorelle, eh? La famiglia, lasciatemi raccontare ancora una cosa che dobbiamo assaporare queste cose. L'altro giorno era il compleanno di un nipote, scusate, cose personali non sono credo saporite. Gli fanno lui e poi gli dico, ti senti un po' Nicola, adesso fai ringrazio il papà e la mamma, il tuo compleanno perché l'ha fatto lui, no? Ah, sì, sì. E allora senti Nicola, fai la porta. Vai a Sondrio, senti Sondrio. Al ristorante dici, sì, vai, voglio mangiare qui, però non lo so. Ah, no, se non hai soldi. E papà e la mamma, Nicola, vieni da noi, tutti chiamo a mangiare senza pagare. Nicola va al negozio, che bella maglietta, pantaloni. Signore, vorrei quella maglietta, pantaloni, ma non ho i soldi. Ah no, allora dottore, non posso dare. Nicola, vieni da papà, ti diamo la maglietta senza pagare. Amore paterno, non lo fanno più i soldi. Chi intuisce? Dobbiamo cominciare a intuire la sostanza. Abbiamo vissuto l'idea della famiglia, ma intuiamo la sostanza. Di cosa vuol dire un uomo e una donna che danno il loro tempo e il loro lavoro non per i soldi? Vai a lavorare tu, a cercare lavoro. Se lavori ti pago, e se non lavori non ti pago. Liberai, ma sei anche in Cina, lavoratore. Fratello, il papà e la mamma danno il loro tempo e il loro lavoro. Chiedi alle figlie, quanto pagate al papà e alla mamma voi? Non pagano. Ma vi rendete conto cos'è un'istituzione? Cos'è un'istituzione dove ti danno e non pagano? Il contrario del liberalismo e del messianismo. Fratelli, capire adesso che ce la portano via la famiglia, quelli omosessuali, i drogati, la portano. C'è da capire le intuizioni, anche se Mussolini non era un chierichetto, ma che intuizioni fondamentali ha avuto. Quindi la famiglia, mentre invece è stato liberale ormai non si da 4-5 davanti, col bipolarismo, adesso vi spiego come funziona, legge del divorzio, legge, attenzione, diventa una legge, legge dell'aborto, diventa una legge, omosessualità, la stessa la genere, cioè, come funziona? Va sulla sinistra, divorzio negli anni 70, io c'era anche l'anno, ero già nato. I cattolici tutti contro, i liberali un po' così, un po' contro perché fanno la finta di essere conservatori, però vince la sinistra legge del Dio l'aborto per referendum, però vanno tutta la battaglia culturale. Poi con un dettaglio, tutte le due referendum che sono stati fatti in Italia, da quando l'Italia col Vaticano II ha accettato il liberalismo, decreto di dignitatis umane, ha accettato il diritto alla pratica pubblica, qualsiasi idea di qualsiasi religione, è la dottrina liberale, la Chiesa è liberale, non è più quella di prima, è un'altra Chiesa, anche se sono vestiti da papi, da vescovi, da Giovanni XXIII con la Pace in Terris, e lui che introduce, poi apre il concilio. Referendum sul divorzio, settimana prima noi a combattere, volantini, conferenze contro il divorzio, segretario della Conferenza Episcopale Italiana, la televisione. Noi cattolici non siamo per il divorzio, ma rispettiamo tutte le idee. Questo referendum. Ma nei combattere. 78, referendum circa sull'aborto. Avevo 27 anni. Avevo le mani sporche dello spray di notte, abortisti, assassini, ammazzati i bambini, incazzottati qualche volta anche con compagna. Una settimana prima esce il rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana. Noi cattolici non siamo cattolici, noi non siamo a favore dell'aborto, ma rispettiamo tutte le idee. Questo mi frega. Cultura americana. Rispetto per tutte le idee e tutte le religioni. State attenti a cosa vuol dire il liberalismo. E sai così per l'omosessualità? Ah, eutanasia. Vi devo dare un avviso. Voi non morirete più nel letto. Fra qualche anno sarà obbligatoria. Guardate col vaccino. Ah no, non vuoi darci il papà, il nonno e la nonna? Via, no, perdi il lavoro. Avete visto col vaccino come fanno per costringere? Questa è la prospettiva di questo mondo che allora diventa certamente una prospettiva satanica, perché poi, state attenti, ha deciso che siamo troppi sulla Terra, perché c'è una sola razza che deve sopravvivere. Non dire niente che c'è il microfono, c'è una sola razza che deve sopravvivere. Quindi, e vedrete in quanti modi stanno già con la denatalità, con l'anticoncettivo.
l'aborto, i vaccini, state attenti. Che solo vedevamo in Spagna, l'edilizia delle città fanno delle appartamenti, costano un sacco di appartamenti, ti fanno un locale, la cucina, il bagno e finito li metti, ah non li fai. C'è tutto un lavoro contro la famiglia, cioè proprio un lavoro ben fatto, intelligente. Fratelli, state attenti, allora, cos'è il liberalismo? Peggio l'ateismo. In Cina ha detto, hanno obbligato un solo figlio. Sono due facce della stessa medaglia per noi, eh? Quindi la Cina è stata la prima esperienza di poter obbligare a abortire a forza il secondo figlio. La prova l'ha già fatta, infatti era così, adesso li stanno lasciando andare perché c'è un problema, troppi maschi, poche femmine, vabbè, cose loro. E sta succedendo questo. Quindi la famiglia, le istituzioni, così importanti per una società, per una... e diventano, va sul governo, liberale o marxista, fanno le leggi, fanno le scuole liberale o marxista, la propaganda che fanno queste povere ragazze e tutte queste cose, lo sapete voi che siete genitori, anche lei, tutti i genitori sono disperati, la magistratura che li protegge e l'esercito che è la polizia che ti obbliga. Ecco, quindi guardate, somiglianza e opposizione fra Stato cattolico e Stato fascista, Stato liberale e Stato marxista. A livello della... economia, sono centro studi, io mi auguro che faccia questo lavoro, grazie Edoardo che ci ha aperto veramente delle strade, che ci ha spinto molto, perché il problema è adesso individuare le leggi, che si diceva, si è arrivato sto tesoro, sta povera ragazza non domina più di notte perché va a lavorare, ma per vedere giustamente le leggi fasciste soprattutto. Beh, prima del fascismo c'era il liberalismo dalla Rivoluzione francese, dal 1789 fino al governo Giolitti, che era prima del fascismo, c'era il liberalismo e facevano leggi contro la religione, il laicismo, contro la famiglia, volevano già il divorzio, perché il patto Gentiloni, c'è stato il Papa assolutamente chiede che non ci sia la proposta liberale di fare il divorzio, volevano già il divorzio. E quindi vedere il cambio, come il liberalismo formula tutte le sue leggi a livello di religione, del laicismo, della famiglia oppure dell'economia, perché l'economia era qualcosa più evidentemente per loro lo strumento per... E come invece il fascismo, dal 22 in avanti, con quelle 60.000 leggi, ha tolto le leggi fasciste e ha rimesso, cioè ha ammesso le leggi a favore della religione, della famiglia, della patria e della società e dell'economia, il fascismo, con le leggi, perché sono le leggi che poi trasformano il costume, la gente cambia per le leggi, eccetera. E come da 45 in avanti, di nuovo il neoliberalismo ci ha tolto le leggi fasciste e ci ha rimesso le leggi liberali o marxiste. Questo io mi auguro che sia una parte del lavoro del centro studi, proprio identificare, individuare le leggi liberali prima del fascismo, dall'89, 1789 al 1922, individuare le leggi fasciste dal 1922 al 1945 e poi individuare di nuovo le leggi neoliberali dal 45 al 2024, ad oggi e le prossime che cercheranno di farci, con evidentemente un dando molta importanza per quello che è il liberalismo come prospettiva politico-economica, perché poi cambia la società, no? Il libero mercato. Guardate il neoliberalismo come ha fatto sparire con queste multinazionali la piccola e la media proprietà. Io vi sto da Sondri, ma dappertutto chiudono i negozi, chiudono le piccole imprese. Fate, cos'è questo? Questo è il capitalismo, cioè una bestia infernale. Ma che poi ti dicono... l'aspetto peggiore del capitalismo? Questo è il consumismo. Ecco, aspetto peggiore ancora. Sì, ma sì, è l'evoluzione del capitalismo. Ti fanno desiderare con la pubblicità, tu continui a comprare il consumismo. E ma ultimamente si sta... Il problema è vedere come riescono a portarci di nuovo quello che i fascisti erano usciti a togliere. Con un particolare... Aspetta, io preferisco che non ci siano interventi, alla fine che domani. Poi... considerate come lo Stato cattolico e lo Stato fascista opera per la collaborazione dell'imprenditore e del lavoratore, del padrone e dell'operaio, chiamatelo come volete, e come il liberalismo invece, il capitalismo,
toglie l'intervento dello Stato e dà la libera lo spazio agli imprenditori capitalisti e si crea il proletariato, adesso vi leggerò qualcosa, e come il marxismo fa il contrario, di nuovo mette la lotta di classe e toglie la proprietà privata, esalta il lavoratore a modo dello Stato marxista, che poi tra l'altro evidentemente è sottomessa a un controllo statale esagerato, una spersonalizzazione eccetera. Ecco, quello dobbiamo cominciare a possedere bene questa materia, e vorrei leggervi solo qualcosa allora su quello che è il lavoro che è stato fatto dai liberali, intanto le corporazioni. Il lavoro, come diceva lui, c'è lo schiavo al principio. Nel mondo romano antico, ma tutti avevano gli schiavi. Quando arriva il cristianesimo, si comincia un lavoro di diminuzione dello spirito di schiavitù fino alla trasformazione nei servi della gleba, che sono ancora una situazione non perfetta, ma in tutto l'altro resto del mondo sono ancora schiavi. Io mi sono comprato i CD di tutto l'Osservatorio Romano dal 1890 fino a tutti i giorni. C'è una cosa, a parte la parte religiosa, ti dà tutta la cronologia che è successo nel mondo, ma tutti i giorni ti facevano. C'è un terremoto nel 1860 a Tokyo, 400.000 morti. E loro avevano schiavi, i coreani, perché avevano sottomessi, ma ancora c'era la schiavitù in Giappone. E Stati Uniti, il razzismo. L'ultima legge razzista dei trasporti pubblici l'ha tolta nel 1954. Anche poi. Ma prima c'era la segregazione, trasporti per i negri, parte del pullman. Fratelli, state attenti che se la Chiesa Cattolica ha cominciato piante, restavano ancora nelle tenebre della schiavitù. Diventano servi della gleba, vi leggo, condizioni dei servi della gleba. La Chiesa ha dovunque mitigato la schiavitù, e poiché essa si diffondeva sempre maggiormente nel secolo IV, acquistava piena libertà, poté influire, quindi la Chiesa, sempre più fortemente ed estensamente sulle sorti dei lavoratori. Sotto questo influsso l'assetto economico basato sulla schiavitù succede all'assetto economico, quello nel secolo V, quello dei detti servi della greca. È un progresso, però è una trasformazione sociale, mentre tutti gli altri ancora gli schiavi. Quindi il vantaggio è che evidentemente c'era anche la religione che interveniva a mitigare il rapporto fra il padrone, il servo, lo schiavo, anche finché c'era la schiavitù, ma gli altri erano ancora con gli schiavi. Fino ad arrivare all'anno 1000, dove si affiora un nuovo tipo di rapporto economico, la corporazione. Perché alcuni servi della gleba potevano già diventare proprietari del terreno dove lavoravano. Le corporazioni. Le corporazioni è il modello più perfetto del sistema di lavorativo, dove c'è l'imprenditore o il padrone, c'è il lavoratore o l'operaio, e si collabora nella stessa materia di economica, e cominciano nell'anno 1000. Guardate che gli altri non ce l'hanno, cioè siamo noi, dove nella civiltà cristiana, che si comincia a avere questa intuizione del lavoro. Gli altri restano con gli schiavi. La schiavitù è una cosa bestiale, gente accusa. Vi leggo la definizione. La corporazione è la società o famiglia di tutti coloro che esercitano lo stesso mestiere o professione per la protezione e difesa dei propri diritti economici, politici e sociali. Poi si dovrà perfezionare, però comincia un'altra visione. Adesso ce la tolgono, guardate che di nuovo si ritorna ai padroni adesso, vedete con le multinazionali cosa vi faranno. Poi vabbè, le gerarchie, c'era l'apprendisti, i compagni, i maestri, c'erano gerarchie sul merito. Si avanzava per il merito, non perché è membro del partito, eccetera. Il funzionamento era, c'erano regolamenti nelle corporazioni, eccetera. La caratteristica della corporazione medievale cristiana è che si fondava sulla religione. La corporazione aveva una base religiosa e formava una specie di confraternita col suo santo patrono, con le sue feste religiose, anche per lo più con una chiesa. Quindi pensate che altro tipo di rapporto fra l'imprenditore, il lavoratore o il padrone operaio. I vantaggi. L'operaio ritrova la sua nobiltà, che sparirà di nuovo adesso con la,
con le multinazionali, vedrete, ti licenziano come niente, sul controllo, che storia, le sapete tutte. Adesso poi ci hanno raccontato una settimana fa, un incaricato, l'impresa è stata comprata dalle borse, dagli americani, e questo studia se voi, se questa impresa ha troppi lavoratori e di mandarli via. Ma senza compassione, dico, tu da domani, finito. Dov'era la nobiltà? Secondo il lavoro fu pure elevato come una missione religiosa di santificazione, fu promossa la carità e la solidarietà dei singoli lavoratori considerandosi come fratelli e la promozione era dovuta al merito, si cominciano a avere forme di assistenza dei lavoratori, gli altri paesi no, continua la schiavitù, sapete cosa vuol dire? E poi viene regolato il lavoro delle donne e dei fanciulli, perché negli schiavi donne e fanciulli erano sottomessi anche lì. Poi arriva il capitalismo, quindi rivoluzione detta francese ma è mondiale, è il liberalismo, che è stato preparato dalla rivoluzione umanista protestante, leggete il libro Max Weber, Etica protestante, capitalismo liberale. Lutero ritorna l'idea dell'Antico Testamento che il benessere economico è una benedizione dalla parte di Dio. Allora nel mondo nord Europa col protestantesimo diffonde questa idea e comincia il mercantilismo, che fu l'epoca del mercantilismo, quindi il benessere economico, e allora il capitalista dice no, che Dio lo vuole, che io devo guadagnare il più possibile, fratelli, sapete cosa vuol dire il protestantismo? Lo dicono loro. E nella rivoluzione francese viene eliminata la corporazione. I lavoratori si ritrovano isolati e indifesi. I possessori di fondi, di aziende, si prevalsero di tale situazione per imporre ai lavoratori condizioni di miseria. E di fa 1789-1922 fino al fascismo. Arricchendosi sui loro danni, la società andò perciò dividendosi in due ceti, capitalisti e lavoratori, cioè padroni e proletari. E lì gioca il comunismo, giocherà. Quindi capite anche il danno che fa poi il fatto di Papa Pio XI, Papa del Concordato con Mussolini, l'enciclica Quas Prima, Divini Redentori, contro il comunismo? Sì, al numero 16 però dice, voi liberali, la colpa è vostra che avete creato questo clima di miseria, di proletariato, avete allontanato col vostro laicismo gli operai della legge cattolica. Arrivano i marxisti che dicono, guardate come vi sfruttano, il proletariato unito non sarà vinto, e riesce a far vincere la lotta comunista, colpa dei capitalisti però. State attenti, perché sennò, e Mussolini lo capisce bene, viene dal socialismo Mussolini, che grande vantaggio. Poi capisce i limiti del marxismo, introduce i valori, nuovo uomo economico a regio, patria, famiglia, e che altra soluzione. Allora continua la rivoluzione francese, tutti i rischi e tutti i frutti del lavoro andavano ai capitalisti, i lavoratori furono abbandonati nel 1800-1922, all'usura, all'egoismo, allo strozzinaggio. La critica dei marxisti al capitalismo è giusta, cioè quando i capitalisti fanno questo, creano i proletariati, hanno ragione di lamentarsi, cioè solo che loro lo usano per fare una cosa peggiore, stato marxista del controllo totale, usando la lotta di classe. Quindi i lavoratori furono abbandonati all'usura, all'egoismo, allo strozzinaggio e vennero trattati non come uomini ma come macchine, il loro lavoro come una merce qualsiasi, senza riguardo alla loro dignità morale e spirituale, ne venne una conseguenza, la conseguenza che il capitalista concedeva il minimo di salario. Gli operai dovevano sottomettersi a dei lavori eccessivamente pesanti, vennero imposti lavori esagerati anche alle donne e ai fanciulli. Cioè, è liberale, credete? Quella è una colpa come, colpa loro. E quindi, evidentemente, il comunismo trova il proletariato, questo capitale di sofferenza su quale fare la rivoluzione. Vi faccio solo una citazione di Karl Marx per dire che, tra l'altro, l'obiettivo del comunista non è di allevare, di soccorrere i poveretti che soffrono, eccetera, ma di portare, usarli per fare la rivoluzione marxista, un altro cambio peggiore. Karl Marx, gli scritti sull'India e sulla Cina di Marx e Engels, si rallegrano cinicamente della miseria generata dai tentativi inglesi di industrializzazione forzata dell'Oriente. È una società tradizionale, che vede sui legami tradizionali. Essa alimenta la rivoluzione, dicono loro.
e citazione adesso, per quanto sia sentimentalmente deprecabile lo spettacolo di queste miriadi di laboriose comunità sociali, patriarcali e inoffensive, disorganizzate e dissolte nella loro unità dagli inglesi, industrializzandoli, gettate in un mare di lutti e i loro membri singoli privati a un tempo della forma di civiltà tradizionale che avevano e dei mezzi ereditati di esistenza, e anche se la Gran Bretagna era animata da interessi più vili, non è questo il problema. Il problema è che può l'umanità compiere il suo destino senza una profonda rivoluzione nei rapporti sociali in Asia? Se la risposta è negativa, qualunque sia il crimine perpetrato dall'Inghilterra, essa fu, nel provocare una simile rivoluzione, lo strumento inconscio dell'istoria per portare il marxismo. Dai fratelli, che lucidità! Poi si rallegra del libero mercato. Marx, anche del sistema del libero scambio e degli eccessi del capitalismo nascente, Marx si rallegra, per lo stesso motivo. Citazione, ai nostri giorni il sistema del libero scambio dissolve le antiche nazionalità e spinge all'estremo l'antagonismo fra la borghesia e il proletariato. Insomma, il sistema della libertà di commercio affretta la rivoluzione sociale e solo in questo senso rivoluzionario io voto a favore del libero scambio. Fai tra Marx, ma capite allora a questo punto la porcheria dei liberali, sono a causa di... Quindi cosa l'intuizione di Mussolini di capire chi sono i nemici, infatti questi due mondi, liberale e marxista, si uniscono contro il fascismo, la foto di Alta, chi c'è? Roosevelt, Churchill, Stalin, il macellaio, insieme contro il fascismo. Quindi capite bene, cioè, allora cercate di questo centro studi, ecco, che riesca a far capire, poi entriamo in tutti i dettagli dell'altro mondo, però cominciare con dei quadri generali ben chiari per poi andare a vedere tutti i dettagli, eccetera. Qual è la causa della distruzione che fa il liberalismo? La libertà sfrenata. La libertà sfrenata economica senza l'intervento dello Stato, e questo dalla Rivoluzione francese. Poi la libertà viene utilizzata dai liberali solo per una corsa al guadagno da parte di chi possedeva capitali e a scapito della classe debole. La smania di arricchire, tipica del capitalismo. Per cui, ve lo leggo perché è interessante, fu facile a chi era in possesso di capitali praticare un commercio, in commercio condizioni migliori per fare la concorrenza ai capitali minori e vincerla su di loro, succederà adesso, sparirà tutta la piccola e media proprietà. Anche nel campo della proprietà fondaria il proprietario assorbe il piccolo costituendo il latifondo. Poi altro effetto del capitalismo, trasformazione dell'industria. La scoperta e l'applicazione della macchina in ogni campo di lavoro viene ad aumentare sempre più il suo rendimento e a eliminare molta mano d'opera. L'uomo e la sua abilità non conta più, la sua parte nel campo del lavoro diminuì sempre di più, chi dispone di capitale acquista macchine e arricchisce rapidamente. Tutto il mondo americano, questo multinazionale. Poi decadenza del principio religioso, questo è tolta, esclusa l'idea di Dio e dei beni eterni, si toglie l'unico freno efficace alle passioni umane, chi ferma ormai l'uomo nella via del suo egoismo e avidità di guadagno. Il capitalista, voi non pensate, abbiamo qualche esemplare qui vicino, non faccio nomi, non ho letto niente, cioè proprio, proprio vedi la persona dove c'è una, la fame, l'avarizia dei soldi, tutto lì, caspita, che esseri. Vabbè. L'asseverimento poi del potere legislativo, questi poteri finanziari evidentemente mettono sotto i governi, li comprano, li vendono, li fanno tradire. I proprietari ricchi riescono facilmente a protenersi del potere legislativo piegandolo in loro favore, quindi tutta la legislazione è improntata ai principi liberali e priva di ogni provvedimento sociale. E cosa fa Mussolini? Niente, mi fa tutto. Non sto a dirvi ancora altre cose perché è un po' di tempo, però i fondamenti della rivoluzione liberale, le cause religiose della rivoluzione francese, molti germi nefasti erano penetrati nello strato della società, la riforma umanista, la riforma protestante avevano scardinato il principio religioso e quello dell'autorità, tutta l'Europa era cattolica, nel 1200, anche gli inglesi erano cattolici, non ci credete,
arriva l'umanismo, la rivoluzione protestante, spacca l'Europa, dà la teoria di che il benessere economico è una benedizione di Dio, figuratevi i capitalisti. Gli enciclopedisti francesi, quindi Cartesio, Rousseau, Condorcet, fanno tutto il lavoro filosofico di giustificazione, scrittori increduli soggettivi del soggettivismo che avvelenano il popolo avendo già compiuto l'opera di devastazione delle coscienze. E lì, da lì viene fuori tutto il risultato del sistema liberale. Non voglio terminare però senza leggervi anche questi gli effetti della rivoluzione francese, liberale detta francese. Fu la reazione al passato e contro coloro che ne furono ritenuti responsabili, contro la nobiltà, che all'epoca era, abolendo i privilegi, contro la religione che fu proscritta, oscenamente profanata. La rivoluzione francese ha fatto tutto. La Dea Ragione l'ha messa sull'altare di Notre Dame, adesso Macron ha fatto bruciare la chiesa, l'ha fatto bruciare, però già l'avevano messa una donna che rappresentava la Dea Ragione, contro le corporazioni le cui funzioni è ormai priva di efficacia ingombrante, anche il re fu decapitato. Venne proclamata la libertà economica, il libero mercato, la francese, liberale, sia dello Stato come privata, e instaurata la piena libertà individuale nel proseguimento dei beni temporali. Perciò fu tolta allo Stato ogni competenza di intervenire nelle cose sociali. Scrivetelo sui muri. I liberali tolgono ogni competenza allo Stato in materia di cose sociali. E quindi c'è l'abuso dei capitalisti. Invece Mussolini, rimettendo le corporazioni. Le conseguenze: fu abolito l'influsso della religione sullo Stato, sulla scuola, sulle istituzioni, sull'esercito. Tutto fu laicizzato. Ossia sottratto all'influsso della regione.